ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo Let's Play e benvenuti anche nella patch italiana di Yo-Kai Watch 4. Finalmente abbiamo una patch totalmente in italiano per Yo-Kai Watch 4. Dopo oltre 3 anni di silenzio stampa dal Giappone, abbiamo finalmente una patch creata ad hoc. Io direi di non perdere altro tempo e di buttarci ovviamente nel menu di presentazione del personaggio. Io sto usando una versione uscita prima di quella che avete voi, quindi alcuni testi, alcune grafiche non sono tradotte al 100%, tipo questa qui. Questa sarà tradotta nella versione finale del gioco. Scegli un nome del personaggio, potrò cambiarlo in seguito, il che è fantastico. Ora, li chiamerei tutti quanti Link i personaggi, ma no, solo questo perché è quello che penso userò di più, ma non ne sono molto sicuro. Ti piace il nome Link? No. Beh, però lui dice, ok, grande. Ah, abbiamo anche lei. Scegli Katie? Vabbè, sì. Buono. Piace a entrambi. Tua avventura inizierà breve. È Ikimasu Yo, quindi è giusto, no? ではない。 Si apre con la disfatta di Emma. Non è un buon presagio. Intanto vibe un pochettino perché è normale. Oh, è estate, come sempre io che watch estate. Wow, il tempo oggi è splendido, speriamo che duri a lungo. No, io voglio il tempo nero. È più bello, almeno d'estate rinfresca. Ah, poi tra l'altro abbiamo anche la foto di Buck, o qualunque fosse il suo nome in italiano, lì. Interessante, un bellissimo easter egg. Immagino che uscirai con i tuoi amici, non è così, Link? No, credo che resterò a casa, le vacanze sono così noiose. Tra l'altro l'ultimo numero di Goro Goro, che ha un tipo un coso dei Beyblade lì, no. Mini 4 VD, ve li ricordate? Forte. Potrebbe anche essere uno di LBX che non conosco. Ma di che stai parlando, Link? Il dolce far niente è il mio ossimo, gne? A volte, non sempre. Pensavo che ai bambini piacesse l'estate, ma a quanto pare mi sbagliavo. Potresti ragionare a voce bassa? Qui c'è qualcuno che vuole dormire. I gatti dormono sempre, quindi... Ehi, come ti permetti? Mi strando del valletto rumoroso per caso? Givania ha ragione, Whisper. Su, lasciaci dormire. Una nuova avventura. Dai Link, non farti pregare. Però leggere quel nome staccato è un po' bruttino. Purtroppo non ci si può fare nulla. Dai Link, non farti pregare, usciamo fuori. Ma oggi fa caldissimo, Whisper. Usciremo domani, d'accordo? Ed ecco che ritorna la scusa del caldo anche quest'anno. Come ogni anno. Che poi tra l'altro in realtà da Yo-Kai Watch 1... Se vogliamo inserirlo come canonico, perché non si capisce bene se è canonico più l'1 o il 2, a Yo-Kai Watch 3 non è passato neanche un anno. Fate voi. Se ci tieni così tanto ad uscire, perché non esci per conto tuo? Ben detto, Jibanyan, e già che ci sei, portaci anche un paio di gelati.
Sì, esatto, divertiti anche per noi, d'accordo? Ma che cosa? No, non funziona così, non è carino da parte vostra, sapete? Oh, ehi, Link, potresti scendere un attimo? Volevo fare la voce un po' più falsetto. Oh, che casualità! Sembra che tua madre ci voglia parlare, andiamo? D'accordo. Ovviamente. Quando vostra madre chiama, mi raccomando, scattare sull'attenti! Anche il tutorial è ovviamente tradotto. Però vabbè, non è che per scendere e per muovermi ci voglia il tutorial, però insomma, è carino da quale ci sia. Ecco, abbiamo anche qua il menu, tradotto tutto quanto al 100%. Missioni, abbiamo già delle missioni? Ah, ok, questo qui non è tradotto, ma in realtà è tradotto nella versione finale del gioco. Io, come ho detto, la versione precedente, quindi non ce l'ho tradotto, ma voi ce l'avrete sicuramente. E tutte le missioni sono tradotte della storia principale, tutte, anche le secondarie, quindi tranquilli. Avrei bisogno che uscissi per fare la spesa, Link. Sembra che tua madre sia d'accordo con me. Sì, ma non per fare la spesa, Whisper, per andare a giocare al massimo. A giocare, non a fare un giro. Ancora a giocare, siamo bambini ancora. Mi raccomando, Link, fai del tuo meglio in città, eh? Ci vediamo dopo. Jibai non hai capito. Guarda che vieni anche tu con noi, eh. So bene che fa caldo, ma io sono davvero super impegnata, Link. Fa caldo, ma porta delle calze o dei leggings. Non fanno caldo quelli? E poi puoi sempre prendere un bel gelato per rinfrescarti, che ne pensi? Oh, ok, allora. Gelato, ho sentito bene? Comprano un po' anche per me, Link! Beh, se vuoi tanto il gelato, perché non esci anche tu, Jibanyan? Gna! E non hai sentito quello che ho detto, Whisper? Io resto qui! E se la ride. Allora vado, mamma, ma cos'è che dovevo comprare? Ah, giusto, mi serve un cartone di latte e una confezione di uova. Ah, va bene. Cerca di non spendere tutti i soldi. 1000 yen. Wow, 10 euro. Sono ricco. Con R la mappa. Con L invece mi porta direttamente davanti. Oddio, meglio, dietro al personaggio. In base alla direzione nella quale si è voltato. Va bene. Sakura New Town. Val d'Oro. Ok. Seleziona il diario per salvare i tuoi progressi. Va bene. Ci sono luoghi in cui non puoi salvare. Quando vedi la matita, non spegnere il gioco, ovviamente. Andiamo. Let's go. Ah! Abbiamo già oggetti? Oh, grande. Cetriolo. Con B, ovviamente, si corre. Non abbiamo la stamina, che è una buonissima cosa. Così non perdiamo tempo. A proposito di stamina, i semafori. Funzionano anche qui i semafori? Non mi ricordo. Beh, lo vediamo subito comunque. Potremmo incontrare. Ok, con B si salta. Ah, wow, piano, che cos'è, Super Mario? Quanto salti, sei buono. E tra l'altro, finché non lasci B, non salta. Io tengo premuto. Ah, non fa proprio il salto. Ci vuole un tocco leggero, un input lag non indifferente. E abbiamo già i primi portali chiusi, rango B. Wow, che ci sta qui. Sembra che sia bloccata. Allora, prima di andare a fare la spesa, raccolgo un attimino qualche oggetto che mi servirà sicuramente più in là nell'avventura. Certo, però, che bello poter saltare e non avere barriere. Bellissimo. Andiamo a Yorozumato. Guarda questo. Ehi. Oh. Fai pesi, bro. Facciamo finta che non ho visto niente. Ah, qui non è come il vecchio Yokai Watch, no. È aperto e basta, giusto. Gattino! Voglio un gattino! Gattino! Non si può andare, bloccato. E qui? Ah, possiamo già entrare. Signore, non si preoccupi, non vengo a disturbare, vado subito via. Ci sono i gattini che voglio accarezzarli! I gattini! Niente. Nia, goro goro nia. Come goro goro nia? Ma che cos'sei? Gomen. Ah, stava facendo l'impressione del gatto, va bene. Stava imitando il gatto. Vabbè, inglesismi e cose non vanno bene insieme. Mela. Mi piacciono le mele, sì. Specialmente se sono a posto giusto. Chi ha capito, ha capito. Buongiorno anche a lei, sì. Oh, abbiamo Fiammocchio qui.
un po' di fresco. Anche tu a calze lunghe, caso caro mio, non è che... Che bellina la voce di Fiammiocchio. È bellina proprio. Allora, devo comprare, ma da venditore. Parlo con lei che è meglio. Sì, sì. Cosa mi ha chiesto la mamma? Sì, non mi dimentico né del gelato né delle uova e del latte. Ha speso 1000 yen. Ah, 3 gelati in omaggio. Al gusto di acqua salata. Non so se avete mai giocato a Kingdom Hearts, ma ci sono i gelati al salmastri, se non sbaglio. Non mi ricordo come si chiamano, l'ho giocato 10 anni fa ormai. Più di 10 anni fa, veramente. Chi è? Oh? Hai fame? Ma come, Whisper, hai fame? Ma è posseduto. Perché quell'urlo improvviso, Whisper? Non lo so, tutto un tratto mi sento addosso una gran fame. Hai fame, dici? Beh, potresti provare a mangiare uno di questi gelati, no? Sì, il gelato lo voglio subito. Oh, piano. Dalle botte. Ehi, ma che modi? Che succede, Whisper? Ah, non mi sente, meglio che lo insegua. Ci vorrebbe una bicicletta. Ma non ce l'abbiamo ancora. Che valletto screanzato. Fiammocchia è niantastico. Sì, sì, l'ho sotto già prima. Ma c'è una vocina troppo carina. Dov'è Whisper? Ah, qua dietro è andato? No, sì. Vabbè, la mappa è strana, non mi ci raccapezzo. Oh, Whisper, che succede? Fermati, Whisper. Per quale motivo ti stai comportando in questo modo? Ho fame! Di nuovo, amico, stai iniziando a spaventarmi. Un momento, e se fosse tutta opera di uno yokai? In un mondo abitato da creature mistiche chiamate yokai, chissà perché Whisper tutto un tratto ha fame. Controlliamo con lo yokai watchy. Sì, come lo apro con... Ah, ok, certo, ZR. Qua almeno non devi perdere tempo a fare il giochetto di ti inseguo o non ti inseguo. Hai trovato l'hanno fame. Buongiorno, l'hanno fame, che succede? Questa anche dovrebbe essere tradotta, ma non ne sono sicuro. Che fame! Proprio come immaginavo, Whisper è stato incantato dall'hanno fame. Bene, è il momento. Vai, iniziamo la prima lotta yokai. Eccoci! Si può sapere perché mi hai chiamato? Stavo dormendo! Ah, che fame! Sto bene, Whisper. Adesso hai capito, Jibanyan? Dobbiamo salvare Whisper. Mi stai chiedendo stasera di lottare con questo caldo, puoi scordartelo. E smettila di lamentarti, se non lottiamo sarà Whisper a papparsi tutto un gelato. E perché ne hai detto subito, ingrato? Nessuno può permettersi di rubare gelato a Jibanyan. Forza, Link! Bene, e ora vinciamo prima che il gelato si sciolga. Con quel caldo che c'è qua, mi sa che già si è sciolto. In Giappone l'umidità ti si mangia le ossa d'estate. Sì, non dovrebbe, ma lo fa. Senti che bella. Ok, combattiamo insieme. Spostati usando L. Per colpire un nemico attaccalo con Y. Ok. Ah, perché gli yokai lottano sempre in autonomia. Puoi anche premere B per correre e per schivare. Però fa... Ah, qui c'è la resistenza, ecco. Ma che è? Un brawler, porca miseria. Ah, spero. Ok, nice, ok. Nice, se non sbaglio, aumenta una certa statistica dello yokai durante la lotta. E... no, forse fa guadagnare i punti. No, non fa guadagnare i punti. Non mi ricordo bene che faceva, ma l'ho giocato una volta solo a sto gioco, quindi ho un po' la memoria offuscata. E allora... ah, è scomparso, è esploso. Problema risolto. Che cosa è successo? Ah, finalmente tutto finito. Bentornato tra noi, Whisper. Ne starei dimenticando qualcosa? Il gelato, ad esempio?
Mamma mia, il cervello non si ghiaccia? Ah, che buono! Fresco e gustoso al punto giusto. E a pensare che io non ricordo neanche di averlo mangiato, il mio. Shock! Non è giusto. Oh, Sandrone! Hello, Sandrone! Anche Pierre. Siamo qua! Era da un bel po' che non ci vedevamo, eh? Sì, è finito l'altro ieri la scuola. Buoni. Che bello che i personaggi siano alti in maniera naturale e non compressi in quei pochi pixel del 3DS. Mi fa molto piacere. Sandrone, Pierre, in effetti è passato molto tempo. Come state, ragazzi? Ah, perché lui stava in America, in teoria, ma siccome l'inferno infinito non è mai stato chiuso nel 3, l'estate non finisce mai. Siamo appena tornati dal campo estivo, ne stavamo parlando giusto adesso. È vero, bagni notturni in piscina, gare di insetti. È stato magnifico. Bagni notturni, hai detto? Esatto, sai, le piscine di notte sono un'altra cosa. Sono molto più rilassanti rispetto al giorno. Per non parlare del campeggio e del barbecue. Ah, che bontà. Penso che accanto c'era una foresta enorme piena di zeppa di insetti rarissimi. Più del monte selva oscura? Incredibile. Mi sarebbe piaciuto davvero tanto esserci. Link, non vorrei interrompere, ma non abbiamo ancora finito il giro. Oh, hai ragione. Devo tornare subito a casa della mamma. Come? Devi tornare a casa? Nessun problema, presto allora. E ci si vede, Link. Certo, ciao ragazzi. Potremmo anche andare a casa mia e poi poso la roba e... Ciao, vengo con voi. Bene, è ora di corsa a casa. Quindi, il campo estivo... Oh. Ah, ok. Punti salute. Sì, so cosa sono, grazie. Andiamo a casa allora. Guida rapida ai negozi. Ah, tenendo premuto? Ah. Ok, ci sta. Andiamo un po' qua. Raccolgo ovviamente tutti quanti gli oggetti perché sono un completista. Se non lo faccio sto male. Non va, non salta più, non salta più. Ma perché si blocca? Cioè, scusa, mi salta, no? Vabbè, non gli va, non gli andava, si vede. E se mi butto qua sotto? Ah, non si può, è bloccato. Madre, ho fatto, ho preso la spesa. Eccoti qua, Link, scusa per averti fatto uscire all'improvviso. Nessun problema, mamma, ecco a te. Quanto hai speso tutto? Vedo che mi hai comprato tutto, due cose. Se vado a comprarne me ne dimentico due, è un problema. Ehi, Link, sono davvero a pezzi. Possiamo tornare a fare pisolino? Certo, G-Banyan. Su, torniamo lì sopra e godiamoci un po' di relax. Ah, quasi dimenticavo. Poco fa ho visto Katie. La Crush? Sembrava molto in forma. Dovresti prendere esempio da lei. Ma non davanti alle telecamere, mamma, per favore. Sai cosa, mamma? Credo che tu abbia perfettamente ragione. Cosa? Non fare scherzi! Avevo detto che ci saremmo riposati! Hai capito male, amico? Il caldo è la vera essenza della giovinezza! Volo! E il caldo da bambini si sopporta meglio. Certo che quel ragazzino non cambia mai, eh. La gioventù è calda, bollente, sì. Bene, allora. Io direi che posso anche concludere qui il primo episodio. Una lotta l'abbiamo fatta, non è male. Anche se, però mi chiedo, posso già fare altre lotte yokai contro gli yokai selvatici? Bene, nel prossimo episodio andremo a cercare allora Katie a casa sua, vediamo che sta facendo. E magari troviamo anche qualche yokai contro cui lottare, perché no? Sono quelle il fulcro di Yokai Watch in teoria. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. Domani ovviamente si continua con Yokai Watch 4. E in descrizione trovate tutti quanti i link utili. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con Yokai Watch 4. Bye bye.